Allora, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei parlarvi di un film che ho rivisto ultimamente, proprio perché volevo fare questa recensione. Il film in questione, Drive, è un film del 2011, da molti è considerato il miglior film del 2011, è stato diretto da Nicholas Winding Refn, speriamo di non aver sbagliato a pronunciarlo, che è un regista danese molto considerato, considerato insieme a Lars von Trier uno dei più grandi registi danesi contemporanei. Quindi, prima appunto di cominciare a fare un po' la recensione di questo film, mando la sigla e poi cominciamo. Bentornati in studio. Allora, il film Drive è un film abbastanza controverso perché il trailer è basato sull'azione, fa vedere scene d'azione che in effetti ci sono, però il film è una storia anche una storia d'amore, una storia anche di velocità, cioè un film dove ci sono molte scene anche violente. Quindi diciamo così che molti spettatori sono andati al cinema credendo di vedere un action movie e poi si sono ritrovati qualcosa di diverso. Ecco, è un film che entra piano piano, no? All'inizio uno lo guarda, dice, rimane così neutro, poi dopo piano piano è un film che entra molto. Allora, è un film dove gli attori sono Ryan Gosling e Carey Mulligan e sono appunto gli attori famosi, gli attori più principali, ma poi ci sono molti altri attori famosi anche che fanno appunto famosi a Broadway, famosi anche che lavorano molto nel teatro. E ecco, questo qui è un film che richiama molto gli anni 80. Tra l'altro, ecco, si lega molto anche con questo canale, perché appunto c'è le macchine e dove lui guida appunto una Chevrolet Chevelle del 73 e indossa un orologio, un Patek Philippe. Non viene inquadrato molte volte, però questo Patek Philippe gli esperti dicono che è falso e in effetti ha anche un grosso, circa 40 mm perlomeno, se non di più, e Patek Philippe fa orologi più piccoli solitamente, quindi effettivamente è un falso. E poi c'è appunto questa Chevrolet Chevelle del 73 che si sposa molto con il personaggio e qui appunto ecco ne parlo un attimino. Allora, il personaggio principale non ha un nome, praticamente viene sempre chiamato il guidatore, the driver, e quindi viene sempre chiamato un ragazzo, lui ci si riferisce sempre in terza persona. Quindi lui si identifica molto, Ryan Gosling, il guidatore, si identifica al 100% con il lavoro che fa. E il lavoro che fa è uno lavora in un'officina e poi part-time lavora come stuntman per una per uno per Hollywood, per appunto l'azienda per le aziende che producono film. Ecco, inoltre la notte lui fa delle rapine, o meglio, lui fa il guidatore che porta via i rapinatori quando hanno appena fatto il turno. E la prima parte del film fa vedere proprio come lui sia meticoloso nel preparare il colpo, nel senso la fuga, perché lui si occupa di questa parte qui. Lui dice: io ti do 5 minuti prima puoi stare tranquillo, 5 minuti dopo io vado via.
e quindi mette proprio l'orologio, lo mette al volante, mette la lancetta dei minuti sulle 12 e poi gli dà il via e aspetta fino a 5 minuti. E poi c'è sempre questa atmosfera, no? Sempre queste luci al neon, molto anni 80. E ecco, fa vedere le scene, lui prepara, nelle prime scene appunto fa vedere come è attento all'ora in cui si svolge il colpo e alle strade che dovrà percorrere per sfuggire alla polizia, quindi c'è molta, molta suspense. Però ecco, il suo personaggio praticamente è un robot che si identifica al 100% in quello che fa. Inoltre sta appunto insieme al suo capo, sta intraprendendo anche una carriera come pilota. Nei tracciati, ecco, nelle corse tipo Le Mans. E lì, ecco, appunto, questa è una cosa che c'è la possibilità, appunto, che lui possa diventare un vero e proprio pilota, perché, appunto, il proprietario dell'azienda dove lavora crede che lui abbia le qualità per poterlo diventare. Ecco. Questo sistema, ecco, questo modo di vivere, ecco, si rompe proprio quando lui incontra la sua vicina di casa, che appunto impersonata si chiama Irene, Irene, è impersonata appunto dalla bravissima Carey Mulligan. E lui praticamente, ecco, è la sua vicina di casa, quindi la incontra al supermercato, lui è molto in difficoltà e qui, ecco, richiama anche proprio la macchina che viene scelta. Ecco, la macchina che viene scelta, questa Chevrolet Chevelle, è una macchina appunto del 73 che arriva tardi, arriva una macchina che non ha avuto grande successo perché arriva proprio nel momento della crisi petrolifera e poi era difficile anche reperire l'olio perché c'era insomma l'embargo, c'era insomma un mucchio di problemi che per le muscle car furono momenti brutti, quindi una macchina che non ha avuto molto successo, una macchina che non è riconoscibile, un po' si rifà un po' anche al personaggio, no? Che non ha una grande, diciamo, non ha dei tratti molto particolari, ecco, è molto robotico, molto standard, ecco, anche come si muove, non ha proprio neanche espressione. Ecco, questa situazione si rompe appunto quando incontra questa ragazza con il figlio Benicio, che appunto fanno una vita normale, vanno al supermercato, fanno, ecco, la vita normale e quindi piano piano, ecco, si conoscono e lui entra appunto in questa relazione che sembra appunto promettere bene e qui vediamo proprio il cambiamento, no? Cioè lui in questo momento comincia ad avere delle espressioni, no? Comincia a sorridere, fa amicizia con il figlio appunto di Irene. Ecco, fino a quando lei gli dice che è sposata e ha il marito che è in carcere, gliel'aveva detto che era sposata, però gli dice che il marito lo stanno liberando, ecco, ha finito di scontare la pena e quindi il marito sta tornando e lì naturalmente la storia appunto tra i due finisce, ecco, diciamo così, deve appunto finire. Ecco, fino a che appunto i vecchi, chi lavorava con il marito e faceva appunto delle rapine, vuole invece riportarlo a continuare, insomma, a continuare a fare questi crimini. E quindi lui si trova appunto coinvolto in questa situazione, naturalmente per cercare di salvare questa ragazza con il figlio, appunto, che rischiano le rappresaglie dei malviventi, appunto, che lavoravano con il marito.
Ecco, quindi non vi dico oltre, ecco, di qui praticamente questo è l'inizio della storia, poi dopo lo dovete vedere voi. Un'ultima particolarità è legata appunto a una colonna sonora. Allora, le colonne sonore sono molto belle, richiamano anche quelle, le musiche degli anni 80, e ce ne sono appunto molte, dei Desire, Under Your Spell, Aria Hero, The College. E poi c'è anche una canzone che appunto ha aiutato molto il suo autore, che è Kavinsky, che è un francese che si chiama, ecco, la canzone si chiama Night Call. E questo, ecco, questo Kavinsky è un disc jockey, è un attore, insomma, francese, che aveva ormai deciso quasi di smettere con la musica quando questa canzone, Night Call, è stata scelta appunto dal regista Winding Refn, appunto per Drive, no? E da lì praticamente ha avuto un successo e lui è ripartito e ha fatto una ora è ripartito appunto come disc jockey, è ripartito appunto come creatore di musica. Ecco, lui fa tutto con un sintetizzatore di penso, ecco, che l'attrezzatura che ha si possa comprare con 200 euro, e appunto ha creato queste canzoni che poi sono state riprese, insomma, anche da videogiochi e poi appunto da questo film. Ha creato questo personaggio che si chiama appunto Kavinsky, che è appunto a detta di lui sarebbe un ragazzo americano che muore durante il liceo con la sua macchina, una Ferrari testa rossa, che tra l'altro è il nome, appunto, il titolo di una canzone che ha scritto lui, perché appunto lui è innamorato di questa Ferrari testa rossa, anche questa, insomma, una macchina famosissima negli anni 80-90, insomma, fine 80, inizio 90. E appunto dice che è la sua macchina personale, quella che utilizza ora tutti i giorni. Quindi, insomma, se volete darci un'occhiata, Kavinsky si chiama, è un cioè a me piace molto, via come musicista. A questo punto non mi rimane che salutarvi e ci vediamo, insomma, la prossima settimana. Come sempre, se vi è piaciuto questo film, mettete un like, e se lo ritenete opportuno, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!